Lo sapete qual è la mia lasagna favorita, ma in assoluto proprio? È la lasagna con i funghi. E neanche con i funghi quelli super pregiati, quelli che si trovano tranquillamente al supermercato, quindi proprio i funghi misti. Mi piace da morire. Si fa? Anche perché è semplice. Cominciamo. Prima cosa, partiamo proprio dai funghi. I primi funghi che affetto sono gli champignon. Se trovate anche quelli crema, usate anche quelli crema, va benissimo. E le affetto abbastanza finemente, non proprio finissime, ma abbastanza finemente. Nel frattempo spicchio d'aglio, un po' d'olio in una padella, un bel giro d'olio in una padella, lo spicchio d'aglio, accendo il fuoco. E ci metto anche, se ce l'avete, perché se non ce l'avete non lo mettete, due rametti di timo fresco. Pleurotus, avete visto quei funghi con la forma buffa, così che si trovano nelle vaschette? Anche questi, e anche questi le taglio. E ora si va in cottura. L'aglio e il timo stanno sfrigolando e ci vado a mettere i funghi. L'ultimo fungo che inserisco è il pioppino. E ora si fanno cuocere senza aggiungere il sale. I funghi stanno cucinando e ora si va a fare la besciamella. Burro. E farina. Si sta sciogliendo il burro, nel frattempo vado a fare qualcos'altro, ovvero vado a tagliare il prezzemolo. Non l'ho detto, ma cuocetele scoperti, in modo tale che poi tutta l'acqua che perdono evapora. Comincio a condire, sale, pepe bianco se volete e noce moscata. Guardate, tutto il liquido è completamente evaporato. Arrivati a questo punto si aggiunge sia il sale che il prezzemolo. Salate ovviamente a vostro gusto e poi si aggiunge il prezzemolo. I funghi sono pronti, quindi posso spengere. Termino la besciamella. Allora, una parte di funghi le frullerò insieme a una parte di besciamella. Metto in un boccale. Ecco, fate attenzione perché io già me ne ero dimenticato all'aglio. Ora, c'è a chi piace, a me onestamente non piace troppissimo frullato quando è cotto. Quindi, una parte di funghi e una parte di besciamella. E ora vado a frullare con un mixer a immersione. Qui non serve assaggiare, ma è la mia gola che. L'altra besciamella invece la condirò con un po' di formaggio. E prendo tutti i pezzettini di formaggio che mi sono avanzati nel frigo, quindi ho un pezzo di brie, un pezzo di fontina, le faccio a pezzettini e le metterò nella besciamella. Faccio a dadini e metto dentro la besciamella.
Ultimo ingrediente che metto è altro formaggio che metterò a dadini. Questo non l'ho tagliato. Vabbè. Mi sacrifico. Pirofila. Un pochino di besciamella sul fondo. E poi comincio a metterci la pasta. Pasta fresca per lasagne, non ha necessità di essere scottata in anticipo. E partiamo col primo strato. Primo strato che faccio con besciamella. Funghi. E qualche dadino di formaggio. E ricomincio con la pasta. Questa volta metto la besciamella ai funghi. Formaggio. E proseguiamo. Ultimo strato. Non sto facendo un rito sciamanico, quindi niente di strano, però senza forzare troppo, fate un po' di pressione con le mani in modo tale che si possa distribuire per bene tutta la farcia che abbiamo messo. E poi una bella spolverata di parmigiano. In forno a 200 gradi, forno statico per circa 30 minuti o comunque fino a che la doratura superiore è perfetta per voi. Ok, ci siamo, è fuori dal forno già da un pochino, che è praticamente ormai tiepidina e poco più. E ora ti tagliamo una bella porzione. Nel frattempo però io già mi porto avanti e mi prendo la parte che mi piace di più, ovvero l'angolo. Eh beh. Belloccia, eh? E ora prendiamola. Fetta da esposizione, speriamo di non fare confusione questa volta. Che meraviglia, vediamo un po' se ci riesco. Opla, messa un po' decentrata, ma dopo si aggiusta. Allora, è arrivato il momento di assaggiare e non mi brucerò perché è praticamente tiepida. Continua ad essere in assoluto la mia lasagna preferita. Veramente, 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 ma veramente fantastica. Vabbè, lo so che è brutto rimanere qui e mangiare tutta questa bontà davanti a voi, lo so. Mangio dietro le telecamere. Oggi vado a fare una cosa golosissima e i carciofi sono assolutamente gli attori principali di questa ricetta. Vado a fare delle lasagne ai carciofi. Cominciamo? Cominciamo proprio dai carciofi. Mi metto i guanti. Perché? Perché alla fine i carciofi rilasciano sempre, diciamo, colorano le mani. E siccome non voglio essere colorato, mi metto i guanti. In questo momento mi sento molto iperprofessionale. No, ma in realtà, a parte gli scherzi, i carciofi sono veramente terribili, eh? Allora, come si puliscono i carciofi? Credo tutti voi lo sappiate e lo sapete sicuramente meglio di me. Si tolgono
le foglie esterne fino a che non si arriva alla parte che è poi più morbida e anche meno amara. Cominciamo. Vieni proprio, si comincia a fare mama non mama, così tranquillamente. Una cosa importante, non l'ho fatto vedere subito perché in realtà non l'ho fatto. Tenete una bacinella con dell'acqua, spremeteci un limone in modo tale da creare quest'acqua acidula per metterci i carciofi che hanno la capacità di annerirsi alla velocità della luce. Taglio le punte, pulisco qui. Una parte di gambo tenetela perché è veramente, per me sotto certi aspetti forse è la parte anche più appetitosa. Lo potete fare anche con un pelapatate questo lavoro. Taglio a metà il carciofo e cosa importante, e questo usate un cucchiaino, un cucchiaio, andate a togliere questa parte qui, questa sorta di peluria che si forma, ma lo potete fare con un cucchiaino tranquillamente, viene via, vedete, facilmente. E il carciofo si mette nell'acqua acidulata. Mi sento ancora molto importante con questi guanti, eh? Va bene, comunque ho finito di pulire i carciofi, ora le affetto. Tolgo il gambo, lo divido a metà. Tutta questa cosa qui lo faccio perché ovviamente mi permetterà di avere una cottura piuttosto veloce. Le affetto e le rimetto subito nell'acqua. È il momento che devo abbandonare i guanti, ormai il loro l'hanno fatto. Accendo il fuoco. Un pochino d'olio, uno spicchio d'aglio, un paio di rametti di timo fresco se l'avete, se non ce l'avete non mettete proprio niente perché tanto questo è un sapore in più, vengono buoni anche senza. Guardate, l'olio sta già si sta scaldando, quindi si può cominciare a cuocere i carciofi. Fate attenzione perché ora buttandoci il carciofo che è ancora un po' umido magari l'olio schizza un pochino. Un gocciolino di sale e ora si lasciano cucinare. Nel frattempo vado a preparare la base di una besciamella che poi truccherò in qualche modo. Allora, farina e burro. Metto insieme e comincio a far sciogliere. La besciamella, se la fate partendo con il latte caldo, avrete meno rischio di avere dei grumi. Però la potete fare tranquillamente anche col latte freddo e se c'è qualche grumo poi frullate velocemente. Un po' di sale, un po' di pepe bianco e un po' di noce moscata. Scegliete un pochino di vino bianco o semplicemente un gocciolino d'acqua. Io scelgo l'acqua. Tutto questo ovviamente per deglassare la padella, non è che serve per la cottura dei carciofi, anzi. In realtà se si riesce ad arrivare fino in fondo senza farlo, i carciofi saranno ancora più buoni. La besciamella va tenuta un pochino più morbida, tant'è che c'è anche una percentuale di farina un pochino più bassa della, diciamo, della classica besciamella da lasagna. La besciamella è pronta, quindi posso spengere il fuoco. I carciofi sono praticamente quasi pronti, tanto posso togliere lo spicchio d'aglio e anche il rametto di timo. Allora, ora una parte della besciamella la utilizzerò per fare una sorta di besciamella carciofata. La metto in un boccale e vado ad aggiungere un pochino di carciofi e vado a frullare.
Una cosa importante, ovviamente, è che dovete assaggiare, perché se non sa abbastanza di carciofi c'è qualche problema. Non male, anzi, direi piuttosto buono. Sì, vale la pena. Ok, questa è pronta. Ora, l'altra parte di besciamella la trucco, nel senso che ci vado a mettere il taleggio, oppure scegliete voi il formaggio, eh. Taleggio ci sta una favola, potete mettere il gorgonzola. Ma anche se volete andare a fare una scelta un po' diversa mettendoci la scamorza, vedete voi. È molto abbondante, questo il formaggio che aggiungo. Anche qui l'intensità decidetela un po' voi. Questa operazione qui la sto facendo fuori dal fuoco, perché in realtà non ha gran senso continuare a cuocere questa besciamella che è praticamente pronta. Ci vuole un po' di pazienza di far sciogliere il taleggio e farlo incorporare bene. Spec. Scegliete voi come volete tagliarlo, secondo me a dadini va più che bene. Abbiamo tutto pronto per assemblare questa lasagna, quindi cominciamo a farlo subito. Un po' di besciamella sul fondo e cominciamo a mettere la pasta. La pasta, se la volete, fatela in casa tranquillamente, però la dovete scottare. Altrimenti in commercio c'è questa pasta fantastica, perché è una pasta fresca che non ha necessità di essere scottata prima. Quindi comincio a mettere la pasta, un po' di besciamella e metto un pochino di carciofi e dadini di speck. Copro con altra pasta e ora qui comincia il collage, ovvero piano piano cominciamo a mettere a riempire i buchi. Altra besciamella, però questa volta la besciamella carciofata, dadini di speck, e si prosegue. Ovviamente io vi faccio vedere come la faccio io, però poi voi la potete montare come vi pare, la lasagna. Parmigiano in forno a 200 gradi, forno statico per circa 30 minuti. Poi comunque la cosa importante è la doratura che volete fuori, quindi decidete voi. I tempi sono quelli, 30 e poco di più per avere questo risultato. Ora è fuori dal forno già da un bel po' e la sto toccando tranquillamente. Però così vi posso far vedere come è la fetta. Io mi prendo l'angolo perché in genere è la parte che preferisco. Non l'ho tagliata benissimo, ma si vedono piuttosto bene. Non ho terminato la frase, in realtà si vedono tutti bene e gli strati. Sapete, la prima cosa che ho pensato è stata goduriosa, è realmente goduriosa. Qui c'è anche lo speck che prima non c'era, però il sapore si sentiva. Mi devo astenere dall'utilizzo di eccesso di superlativi e tutto, veramente, altrimenti qualche volta sembra quasi di squalificare una ricetta, no? Dire solamente che è buona, e questa è molto buona. Me ne vado.
Molto spesso succede che le persone mi chiedano come nascono le ricette e così via. Questa ricetta, volete sapere com'è nata? Al telefono ero con Alessandro e si parlava e si diceva: certo, la salsiccia con le cipolle, mamma mia quant'è buona. Pensa, così proprio pensa a farci le lasagne. Silenzio, 2-3 secondi. Va fatta. E infatti ora la andiamo a fare. Tra l'altro, quella che è una dichiarazione, che in questo momento è la prima volta che si fa questa lasagna, quindi io non so cosa verrà, cioè in realtà lo so, verrà una cosa strepitosa. Cominciamo a farla? Cominciamo. Allora, prima cosa, salsiccia. Si va a fare una sorta di ragù, ora proprio non un ragù, ma si comincia a cuocere la salsiccia. La divido così a pezzettini. E la si comincia a rosolare bene la salsiccia. Accendo il fuoco, un bel giro d'olio, bello, un pochino d'olio, non serve tantissimo, e uno spicchio d'aglio. Ora faccio semplicemente riscaldare un pochino la padella e poi ci metto la salsiccia. Ora la salsiccia la facciamo rosolare bene. Nel frattempo che la salsiccia sta rosolando, vado a preparare le cipolle. Lo spicchio d'aglio ora lo possiamo anche togliere. Visto che è ben rosolata ora, si va a sfumare con il vino bianco. Una volta che è completamente evaporato il vino, quindi soprattutto però la parte alcolica, le salsicce sono pronte. Spengo il fuoco e lascio perdere e continuo a dedicarmi alla cipolla. Io ho sempre pensato, anzi, io ne sono quasi sicuro di avere il superpotere di non piangere con le cipolle, però questa volta il superpotere non è partito, infatti sento proprio lacrimare. Non è una cosa che mi piace, ero così felice di avere questo superpotere. Allora, tolgo la salsiccia dalla padella, perché utilizzerò poi la stessa padella per cuocere le cipolle. Aggiungo un pochino d'olio, accendo il fuoco, metto 2 foglie d'alloro, così già insaporiscono un pochino l'olio, e metto le cipolle. Un pochino di sale, fuoco medio-basso, e ora tranquillamente le comincio a far stufare. Devono proprio ridursi oltre la metà rispetto a quello che sono ora. Considerate che se dovesse nel frattempo asciugarsi il liquido che ha tirato fuori le cipolle, il sale è stato messo anche per questo, aggiungete anche un goccino d'acqua, ma non dovrebbe esserci bisogno. Coprite e portate avanti la cottura. Tempi di cottura considerate da questo momento almeno una 40 minuti. Ci vediamo fra pochino. Io ho tutto pronto, cipolle sono pronte, salsiccia è pronta, ora devo affettare i formaggi che metterò come intermezzo, non lo so, boh, comunque ci metterò i formaggi. Partiamo dalla mozzarella. Mozzarella da pizza, perché ovviamente cede meno liquidi. Provolone piccante. Un po' lo grattugio, e quello che non riesco a grattugiarlo lo faccio a pezzettini. Pezzettini che si rompono in questo modo, è anche cattiveria, insomma. Questo qui, per esempio, uno che fa? Sono anche le forme che non sono così belle come forma.
Io lo faccio per una sorta di carità. Direi che ci siamo. Possiamo partire con assemblare un po' di burro sul fondo. Non essendoci besciamella in questa ricetta, va un pochino messo qualche cosa sul fondo che non faccia attaccare l'ultimo strato. Burro è messo. Pasta per le lasagne fresca. Cominciamo a mettere lo strato inferiore e sopra ci metto subito un pochino di salsiccia. Un pochino di formaggio. Provolone, ho messo. E vado con gli altri strati. Altro strato, comincio con le cipolle. Mozzarella. E una spolveratina di parmigiano. E si ricomincia. Salsiccia. Provolone. Premo un pochino per distribuire al meglio. Cipolle. Mozzarella. E ora aggiungo un po' delle cipolle rimaste. La salsiccia. E un po' di stracchino. Qui va proprio mischiato un po' tutto. Stracchino se lo mettevo dopo era meglio, infatti ora dopo lo riaggiusto. Un po' la mozzarella. Ok, abbasso ancora in modo da far distribuire in modo omogeneo e ora si copre solo di formaggio. Prima si parte col parmigiano, un pochino del provolone che è avanzato, la mozzarella che è avanzata, anche questa se vi è avanzata, se non vi è avanzata lasciate perdere, oppure se volete mangiarla voi, decidete voi qual è la strategia migliore. Ma soprattutto ci deve essere questa, lo stracchino. Direi che quest'ultimo bucchino lo posso mangiare io. Ora si va in forno, 200 gradi, forno statico, finché sopra non c'è proprio una bella crosticina. Considerate ci vorranno 25-30 minuti, più o meno il tempo è quello. Brucicchia ancora, un pochino, fate bene a tenerla così, però la voglia di assaggiarla è sempre tanta. Taglio un pochino i bordi. No, veramente, io vi farei vedere, cioè che sono riuscito a fare, sono 6 pezzi, non ce n'è uno uguale all'altro, questo è il più piccolo e questo è il più grande, veramente una cosa assolutamente ridicola. Vabbè, cominciamo a tagliare, allora prendiamo il pezzo più piccolo, bene, ma sì che ci riesco a tirarlo fuori bene, eccolo qua. Ci vorrebbe qualcosa che ora che continua a girare, io sto qui a rimirarlo con un'ammirazione totale, ma è un piatto spettacolare. E ora un pezzo un pochino, ma no, via, voglio essere, ne faccio 2, anche questo molto piccolo, perché sono comunque, a me piace da morire la parte di lato. E voi direte, perché ne hai fatti 2? Perché per una volta vuoi assaggiare e lasciare il coso per
per fare le foto, eccetera, eccetera. No, perché c'è anche Alessandro e con lui si andrà a assaggiare quello che abbiamo pensato per telefono. Tieni, Ale. Grazie. Prego. Prego. E ora, senza tanti convenevoli, io che comincio. Roba. Che roba. Che roba, davvero. Adesso devo vedere come hai fatto te a staccarlo in maniera elegante. No, elegante è molto difficile, deve andare un po' brutto. Mamma mia! Mamma mia, che cosa può essere? Mmm. È stato sperimento. Di chi è stata l'idea? Mezzo e mezzo. Il mezzo più grande, mia. Il mezzo più grande è tua. No, è vero, questa volta devo ammettere. Normalmente tutte le volte che lui ha queste idee, dico sempre sì, sì, come dire, sì, sì, va bene, è una cretinata. Questa volta no, questa volta era veramente una cosa incredibile. Prego. Vale la pena. Strepitosa. Vale la pena anche i formaggi che ci sono messi di sopra. Quello stracchino messo che gli dà quella leggera, leggera acidità, secondo me ci sta favolosamente, soprattutto perché sgrassa anche. Cioè, questa è una ricetta molto grassa, ma non si ha la sensazione di mangiare qualcosa di particolarmente grasso, cioè, vero Ale? Dai. Vabbè. Strepitosa. Strepitosa. Vabbè, alla prossima. Ciao Ale. Ciao Luca.